sensazioni all'idea di giocarti il derby in finale di Coppa Italia con la Lazio? Insomma, ormai mi conoscete un pochino. Ora ci penso già da un po' di tempo, da quando avevamo vinto l'andata contro l'Inter. Naturalmente preferivo anche una squadra più forte, tipo la Juve, piuttosto che la Lazio, che magari è meno forte della Juve, ma sarà una partita carica di mille altre cose. Insomma, potrà essere, come ho detto prima, la serata calcistica più bella della mia vita, o magari la più brutta. Insomma, per fortuna abbiamo un mese per pensare al campionato e staccare un attimo la spina, anche se immagino che già domani a Roma, insomma, anche se leggo i messaggi che mi sono arrivati stasera, insomma, sembra che ci troviamo domani sera. Ma sarà difficile, però dobbiamo estraniarci, anche perché, ripeto, abbiamo due partite in casa adesso da fare 6 punti a tutti i costi, e poi dopo si potrebbe aprire chissà quale altro scenario in classifica. Quindi facciamo il nostro lavoro da professionisti, perché insomma c'è tempo per pensare a derby. Daniele, 2 partite col Torino e questa con l'Inter, i tifosi al seguito della Roma e 2 vittorie. C'è un nesso di causa-effetto? Io non so se c'è un nesso, ma è una cosa meravigliosa. Io ho sempre detto, mi sono anche esposto su quelle che erano le restrizioni. Credo che la Roma ha fatto tante cose buone questa nuova società, qualcuna meno buona sicuramente, ma le cose migliori che ha fatto le ha fatte secondo me nei confronti dei tifosi. Questo credo che poi vengano anche ripagati, perché i tifosi ci stanno vicini e capiscono anche i momenti di difficoltà. E il pensiero mio a Verona, quando perdemmo lo scudetto all'ultima giornata, era: non vedrò mai più una cosa così. Ecco, magari così tanta gente no, però sicuramente ricominciamo a vedere il calcio come il calcio col quale sono cresciuto, insomma, con le trasferte dei tifosi, con il colore anche fuori casa. È diverso andare a fare i gol fuori casa, andare sotto la curva con quelli di stasera, piuttosto che andare quando ne stanno 14-15, con tutto il rispetto. Grazie.